Martina, dimostrando subito di avere una certa stoffa
per quanto riguarda specialmente i tiri da fuori. È un under, un 94, quindi è una squadra che si etichetta ancora di più con la Tarantina come squadra molto giovane. Sono anche i cosiddetti senior, sono abbastanza giovani, e quindi viva la gioventù, perché insomma la politica della società è quella di promuovere i giovani di Taranto e provincia, ma anche di fuori, ovviamente, per costruire insieme una bella squadra. Sta per partire la partita. Leggiamo subito i quintetti che si vanno a schierare per Taranto: Giancarlo, Conte, De Paoli, Tabbi e Siracop, Pelisernia, Bastone, Bracci, Cardinale, Preite e Brigu. E allora è cominciata la partita con la palla ovviamente Marco Giancarli, che è rimasto l'unico play di ruolo, dovevamo dire, perché come sapete già Gianluca il primo è Alessandro Tabbi con arresto, passo e tiro. Dicevo con Gianluca Salerno, che è assente da un bel po' di settimane, dovrebbe riprendere ad allenarsi, comunque a riprendere il cammino dalla settimana prossima, così sembra. Poi c'è la tripla di Siracop, una tripla generale. 5-0 Taranto, 1 minuto di questo scorso, con il Pupiserne che possesso di palla con il numero 200 del Bracci, che sotto caressa prova la conclusione, c'è il fallo del numero 8 Marco Giancarli, primo fallo dell'incontro quando è trascorso soltanto 1 minuto e 7 secondi dall'inizio dell'incontro. E allora vorrebbe giocare anche lui, coach Leale, infatti entra spesso sul parchetto. Lui è stato naturalmente un alfiere di gioco del Bust, quindi buona partenza. Si difende a zona, la gira bene tra i ragazzi colisani, hanno anche Taranto che nell'arco 2-3 secondi ha la sua diversa occasione di Pelisernia per il tiro dei punti. Siracop intanto mangia l'appoggio a canestro contro il tiro di Pelisernia, il passaggio verso il punto sulla sinistra, ancora Cardinale dopo la soluzione dei tre punti, tabellone e poi il rimbalzo conquistato da Siena con uno di lei, e poi palla recuperata da Preite che realizza sotto le braccia, guadagnando anche il tiro libero aggiuntivo, il primo fallo anche per il numero 18 Alessandro Tabbi, quindi possibilità per Pelisernia per ritornare almeno 2. Sì Cristian, buona la percussione da parte di Preite, realizzato intanto il tiro libero. Abbiamo subito Gianmarco Conte, lo scarico per Alessandro Tabbi, spalla a canestro, prova la non-look verso Conte, palla che viene persa, è infrazione di Ludovico De Paoli, primo fallo personale anche per il giocatore in questo caso di maggiore esperienza di Taranto, però considerata l'assenza di Stefano già Conte. Tre palli di squadra è una cosa non va bene. Trascorse tanto 2 minuti e 15 secondi, quindi Taranto un po' troppo pallosa inizialmente. Andiamo alla violazione centrale con lo scarico dai 6-75, prende con l'arbitro il numero 35, Preite ha pensato la linea, quindi adesso vede punti, 5 pari il punteggio. Buona circolazione della palla da parte della squadra americana. Che prova la popola del punti, sta venendo col ferro vita fuori, Leale si è andato al fondo con la difesa dello suo perché poco aggressiva il rimbalzo, e come la palla già carri l'assist per Siracop che deve soltanto depositare il canestro, il
interessati. Palla della difesa della casa Evora, perché altre palle overtime ancora non si possono concedere così con la difesa che sa guardare. Di coach Cardinale, questa è un'esecuzione numero 1. Basti pensare che Serbia ha già provato per 6 volte il tiro dalla lunga distanza, 12-5 il punteggio per Taranto, fallo ravvisato ad Alessandro Tabbi, secondo fallo personale ed un fallo che pesa già a questo punto dell'incontro per un giocatore dall'esperienza di Alessandro Tabbi, è uno dei pochi lunghi da casa Eurobasket a disposizione. La rimessa adesso dal numero 55 Brighi, palla del Rapassone, c'è un posto forte, servizio per Matteo Bracci che hai detto giusto, tranquillo, troppo tranquillo. Sono diversi i tipi, i figli che stanno contenendo i ragazzi di Reale, i ragazzi di Cardinale. Troppi tiri anche dal limite dell'area, quindi la linea dei tiri liberi. E allora vuol dire che ovviamente l'intensità sul perimetro non c'è. Dato statistico da notare, Siracom in questo momento ha già realizzato 10 punti, ci saranno soltanto a metà del primo periodo di gioco. Quindi diciamo che Siracom vuole realizzare il dodicesimo, non ce la fa. Vicino corto, peccato. Siracom parte in Serbia 12-7. Attualmente sta tirando con una percentuale di 5 su 6, mentre Isernia ha un 33%, 3 su 9. Infatti. E ciò denota anche Isernia quanto stia provando il tiro della lunga distanza, conoscendo la difficoltà che ha Taranto nel marcare sui 6,75 m, però sino a questo momento per fortuna di Taranto è abbastanza sfortunato. Evidentemente sono passati, perché queste cassette qui fanno anche 7, insomma. I tributi fanno il giro dappertutto e quindi uno studia. E allora, siccome purtroppo è diventato un fatto noto che la difesa dei ragazzi Martini non è efficace sul perimetro, penetrazione dall'altra parte e scarico. Per la precisione, Taranto tira con il 71% dal campo, 5 su 7, Isernia con il 30, 3 su 10. Da 3 punti Taranto il 100%, Isernia 0 su 4. Grazie. Vediamo dopo, time out. Si vede quando faccio arrivare le statistiche dal computer. Sono mezzi di comunicazione. A volte esagerano nelle comunicazioni, comunque in questa cosa va bene. Allora riprende il gioco, evidentemente nel time out il coach Cardinale ha ordinato una difesa, diciamo così, pressing a tutto campo, anche se non è un pressing molto bellissimo. Siracom si presenta bene stasera, sta facendo le cose giuste nei momenti giusti. C'era Giancarli che si è messo a guardare il ragazzo molisano lì di Isernia, che ha sforzato un bel tiro da tre invece di andare a sporcare la linea, la visuale. E Paoli finalmente va al reperto anche lui, i primi due punti personali, 4-16-9 per tanto. E ha fatto un tiro a palleggio. Sappiamo che i lunghi hanno passi, sì, passi. Sappiamo che i lunghi notoriamente
sicuramente per la conformazione morfologica e fisica hanno difficoltà nel palleggiare, è chiaro, insomma, il palleggio di quelli meno lunghi è molto più efficace perché ce l'hanno più a portata di braccio, quelli lunghi invece devono gestire un po' meglio la palla puntando sul fermo. Allora vediamo ora il numero 11 che il numero 11 della Torre che è appena entrato, primo pallo personale della Torre che insieme al numero 15 proprio del Vecchio sono usciti col numero 19 Matteo Bracci e col numero 7 Nicola Bastone. Taranto ha già 4 pali di squadra, Isernia 1 quando mancano 3 minuti e 45 secondi alla fine del primo periodo di gioco. Il punteggio di 16-19. Partenza sprint, vediamo un po' come l'opera. Adesso guardiamo a questa partenza, buona partenza. Da 3.42, 16-19 con la possibilità di incrementare ancora i due tiri liberi con Gheorghi e Sirakov. Vediamo un po' che succede. Tanto il fallo era del numero 9, Trigiano. Sirakov realizza il primo tiro libero. Era un tiro dall'area dei 6.75, ci sarà il terzo libero per Giorgio Sirago. 100% anche dalla lunetta, 15° punto personale su 19 del terzo tempo. E allora 19 a 9. La difesa è 2-3, però diventa anche 3-2. È una difesa. È una difesa match-up e quindi sta flottando bene, lo devo dire, con una discreta intensità, a volte anche buona. I passi di Lorenzo De Paoli, a posto di Perno, palleggiando dopo, il manuale, il regolamento dice che fallo, perché è frazione di passi. Intanto esordio casalingo per Rocco Vadelli al posto di Gianmarco Conte, lasciato solissimo nel numero 24 cardinale. Disattenzione difensiva. Stavo per Taranto, proprio dicendo che la difesa sta flottando con un matchup in maniera discretamente buona e la smentita arriva quasi subito. Ecco Rocco Vadelli che è un 94, un altro under buono, quella Alessandro Tabbi lotta sempre come leone, adesso un po' va a cercarsi gloria dall'altra parte, ma evidentemente stavo quasi per fare canestro, sarebbe stato un canestro quello da che fanno vedere anche sulle clip di Facebook in America, ma anche in Italia sappiamo fare qualcosa di a fortuna, altrimenti va bene. E allora si presenta nella circonvallazione Sirakov che scarica per Alessandro Tabbi, il quale con il tallone schiaccia la linea laterale, quindi fuori. Però che occhio l'arbitro, dall'altra parte ha visto che è un buon oculista. Bravo, in collaborazione con Tabbi, buona questa palla, chip tap, palla a volo, una scaricata, Sirakov dal lato debole, purtroppo il canestro non vuole onorare questa bella circolazione della palla, ecco, dal lato forte al lato debole. Forse poteva essere servito prima Sirakov però da Mavelli. No, stavano arrivando qui di gran carriera sul lato forte, qui di fronte a noi, sul lato destro, guardando l'attacco, e devono avere il tempo di comunque di far scivolare e con la sala difesa avversaria. Devono dire che il cosiddetto lato debole, che è quello dove
c'è meno traffico, diciamo meno gente, meno giocatori, in effetti poi si rivela un lato forte, perché da lì si può puntare. De Paoli, la sorprendiamo ovviamente. Lì doveva coprire meglio la palla con il corpo, adesso lui c'è un bel corpo. Vediamo un po'. 19 a 11 il punteggio, 19 fermo. Il tabellone aiuta, mai dire mai. Allora, Isernia va grazie al tabellone, fa un bel tiro da tre, Alessandro Stabile sotto, buona questa palla, Marelli prende la mira, aspetta, sembrava canestro, invece ha toccato la retina solamente, però ecco, finora facciamo gli scongiuri, ho visto una discreta circolazione della palla, volevo dire. L'avversario ha coperto la linea di passaggio, cosa dire? Giancarli, tiro colpo, hanno chiuso i blocchi, dovrebbe percuotere. E comunque bisogna premiare la caparbietà di Gheorghi Siracop, come si dice in Bulgaria, Gheorghi, noi in Italia lo diciamo Giorgi, ecco, allora come si dice in Bulgaria? Tanto fallo Giorgi, di bastone, primo fallo personale. Va bene, comunque sta denotando la sua nota caparbietà, caparbietà, perché insomma è andata a percorso, nonostante che si avesse occupata. Comunque mai demordere, perché la squadra molisana sta dimostrando intanto anche lei di non meritare con la posizione in classifica, perché come schema di gioco non è male. Buona copertura lì in difesa tra Tabbi e De Paoli. Manca 5 secondi e 67 centesimi, annuiscono i miei due partner qui, e quindi leggo bene. E messa in zona d'attacco, frustrata da un buon intervento in difesa, tiro. Sul punteggio di 21 a 14 in favore di Casa Euro Plus, che ha subito messo in piazza.
fare questa sera e il Isernia ha dovuto inchinarsi per il momento. Attualmente in vantaggio di 7 punti, vediamo un po' da chi sono stati realizzati. 17 per Sirakov, che tra l'altro anche il capitano di Taranto questa serata, 2 punti per Ludovico De Paoli e 2 punti per Alessandro Fatti. 17 su 21, sono di un giocatore solo, Sirakov. Serbia tira con 6 su 17 e ha come realizzatori con 5 punti Preda, che è il top scorer per la squadra ospite, 3 punti della Torre e 2 per Bastone, Bracci e Cardinale. Abbiamo fatto un errore grave, ci siamo dimenticati il nome dei due arbitri. Gli arbitri sono i signori Nicola Mancini e Biagio Napolitano. E di dove sono? Nicola Mancini è di Caserta. È di Caserta. E Biagio Napolitano di Acerra. Vengono dalla quella bella terra Campania Felix una volta. Se vogliamo dare qualche altro dato statistico, 3 rimbalzi per Taranto catturati da Sirakov, un assist di De Paoli che è il miglior assist della serata e una stoppata di Tappi. Per Isernia 4 rimbalzi di Bracci, un assist di Brighi e 0 stoppate. Le finali regionali under 19, perché la squadra, i ragazzi che giocano qui in prima squadra provengono, giocano anche nel campionato under 19 e anche quelli di promozione. Allora sta per iniziare, sì. A proposito di ragazzi, sempre numero 10 per Isernia, Riccardo De Santis, che va all'esordio in campo. Bravo, sì, infatti. E allora che sono affidata alla società, l'organizzazione, l'onore ovviamente, dal lunedì 23 marzo fino al mercoledì 25 con gare di quarti, semifinale e finale, ingresso gratuito, le finali regionali under 19. È un doppio onore, dice la società, per Leale che guiderà la Virtus Taranto, mentre le altre migliori 7 della Puglia. E quindi è una dimostrazione del buon livello del vivaio del Virtus Taranto, con sorella della Cus Ionico. Allora, niente, buona questa volta la difesa della squadra d'Antina, ha fatto trascorrere 24 secondi, c'è Marco Conte, ecco, questo è un ragazzo che sta mettendo molto in luce. Tra l'altro, buona questa fase, questa penetrazione, e allora, finta a destra, finta a sinistra del lato, Conte, c'è Marco Conte, e quindi la palla non è andata dentro da parte della squadra molisana, però c'è una buona circolazione della palla, quindi tutti gli attori sul parquet vengono attivati, e questo bisogna fare. Tabbi viene servito a dovere alto basso da Ludovico De Felis su De Paoli, una mistura, perché De Paoli per Alessandro Tabbi sotto canestro, e quindi i due si alternano bene, si trovano molto bene, dobbiamo dire. Perché ho detto De Bellis? Perché mi viene a mente un altro ragazzo della Under della Virtus Taranto, che è figlio d'arte. E allora vediamo De Paoli,
questa volta l'ha detto bene, eh? Vero Roberto? Che ha preso la mira, però la mira non era molto ben finalizzata. Allora qui c'è, questa è stata un'azione, diciamo, abbastanza suggestiva, usiamo questo termine, della Torre Franceschi. Il ragazzo, bello massiccio, è andato a sbattere contro il muro vero e proprio, così dice, niente, un po' di meno che, ma Tabbi, De Paoli, e l'altro che stava sotto, adesso non ricordo quale, che hanno chiuso molto bene, costringendolo anche alla infrazione di passo. Tabbi punta l'avversario, fuggito dall'altra parte, forse la parte sbagliata, andò, sarebbe stato meglio andare verso il centro, ma va bene, questa è stata una buona azione, in velocità, da parte di Segna, con la finalizzazione per il ragazzo Preite, che mi sembra che caracolli un po' male, quindi c'è qualche problema alla caviglia evidentemente. E Paoli stava per fare un alley-oop trasformandolo in canestro. Sirakov, sì. Bisogna... A volte Sirakov esagera, perché è preso dalla voglia di fare anche a volte strafare, però è sempre incommiabile, come no. E a volte bisogna dare delle lampadine, quelle che si accendono quando mette i piedi sulle linee. Allora, vediamo. Dimostrazione di una ottima circolazione della palla con finalizzazione giusta da parte dei ragazzi di Cardinale. Sirakov prende la palla, non vede nessuno libero e quindi è costretto a pirouettare sul perimetro per Spagna. Consegna la palla agli avversari. Ricordiamo il punteggio 25-18, Lucernia. Manco a dirlo, Lucernia. Come al solito succede, la squadra, da parte della squadra avversaria, sta rosicchiando punto su punto. Era buona l'intenzione di Tabbi per Marco Giancarli, un po' meno il passaggio, troppo avanti, peccato, però si era liberato molto bene. Allora 25-21, stavamo 10 sopra. E coach Reale che chiama subito time out. Ti credo, per forza. Come al solito ci lasciamo si lascia andare, credendo di aver già raggiunto un bel vantaggio. Non si segna più tanto, poco, molto poco. Percentuali che per Taranto sono anche peggiorati. Il primo periodo è sicuramente uno. Taranto che da un 72% adesso tira con un 50% dal campo, 9 su 18, 40% dei 3 punti, 2 su 5. Contro i Serbia che tira con un 9 su 24 dal campo con il 38% e il 20% dei 3 punti, 2 su 10. Per entrambe le squadre un 100% di tiri liberi, 5 su 5 per Taranto e 1 su 1 per i Serbia. 13 rimbalzi conquistati del rosso blu, 9 per il arancio. Ben 12 punti dalle palle perse di Taranto contro i 6 del Cusso. E questa è una notazione molto interessante, caro Cristian e caro Roberto, perché le palle perse vuol dire che non sono state così guadagnate per una propria, ma grazie alla disattenzione avversaria, e quindi è molto significativo, anzi è pericoloso. Altra nota statistica: in 4 minuti del secondo periodo di gioco le due squadre non hanno ancora commesso un fallo. Questa è una bella cosa, diciamo, una buona cosa, però fino a un certo punto, perché dimostra che l'intensità forse viene un po' a mancare. E allora vediamo un po', non ci si accontenta mai, questa è la palla un po' avventata. Ha fatto una buona taglia fuori, ha seguito bene l'azione, ha impedito una segnatura facile.
Esatto, se mi consentite, De Paoli un poco sottotono questa sera. Sì, purtroppo sì, ecco, speriamo che il tono sia. Comunque devo dire, il ragazzo Stola, Giovanni Stola, ecco, ha denunciato un pochettino il timore tipico dell'inesperienza, che era solo per tirare la cosa di una. Siamo sempre 25-21, però sono fatti tutti. Punto, siccome è un po' nervoso De Paolo, metterei fuori, infatti De Coach Reale sta provvedendo alla bisogna, perché non vorrei che la squadra grandina perdesse un pezzo importante come il buon Ludovico. Da calcolare già, comunque sia De Paoli che Tabbi hanno due falli e ci troviamo praticamente al 15° minuto dei 40 regolamentari. Ma lo sa il Sernia, devo dire. Ora c'è da dire questo, che da quando è entrato il numero 10, Riccardo De Santis, che forse è un di play, ecco, vediamo con la palla in mano, la squadra molisana ha un tiro strano, però va a segno con la linea destra, con il tiro da lunga distanza, quindi la squadra molisana ha acquisito un'armonia di gioco maggiore, tant'è vero che ora siamo 25-23. Conte per Tabbi, vai Tabbi, bastava fermarsi, girarsi senza fare passi o altro, un altro passo per imbattersi nel muro avversario. Possesso alternato, palla per Taranto. Bastava girarsi lì, e lui aveva parecchi centimetri di più. Allora, si vede quanto serve Alessandro Tabbi, che va al centro, allora va bene, eccoli. Gianmarco Conte ormai c'ha i galloni, sempre un senior, con la verba del Junior. Con la voglia di giocare bene soprattutto. Combatte, questo mi piace perché combatte parecchio. Tanto fallo di Riccardo De Santis, primo fallo personale. Primo? Evidentemente stavano ancora festeggiando il canestro precedente, ecco, lasciamoli fare. Allora siamo 30-25, 3 minuti per la fine del secondo quarto. Questa palla, bravo Gheorghi Sirakov in collaborazione con Tabbi, che incita i tifosi, i quali stanno lì, sempre restando nel salotto. Però povero Ciro Cardinale, dico povero nel senso che insomma è strutturato abbastanza bene, però ha detto solamente una parolina all'arbitro. L'arbitro di solito hanno sempre questa mano pronta a forma di T, che significa tecnico naturalmente. Quello stava
diretta per Sirakov. 32-25, dobbiamo anche evitare questo fallo tecnico al buon cardinale da parte dell'arbitro. Tira colpo che pirouette, va bene, bravo, va al rilascio della palla. Mi permetto di dire che in una riunione a scuola, la scuola qui si è il corso di e Caseo sta facendo una buona azione educativa. Intanto il punteggio è 32-25, ma a 2 minuti e 33. Sta facendo una buona azione educativa, dicevo, nelle scuole. E la cosa è buona, perché siccome il basket viene dalle scuole, dentro le scuole bisogna ritornare spesso e volentieri. Perché bisogna incentivare la pratica sportiva, naturalmente. E quindi acquisire nuovi adepti, nuovi simpatizzanti. Allora, in quell'occasione, poi dopo, finito un pochettino per tutta la cabeza, con i tanti allievi e allieve, mi sono messo a parlare un po'. Mi sono permesso di dire, senti, Chiocchi, non è una cosa, ma è la verità. Perché ti ostini ad andare su e cercare di fare, di schiacciare quando non hai la possibilità di rilasciare la palla e vada dolce dolce nel canestro? E tabellino ufficiale della Lega, il tabellone, mi dici, il tabellone è da 25 comune. Punti per Isernia, il tabellino ufficiale della Lega è da 26, quindi qual è adesso il punteggio esatto? Sì. Evidentemente la Lega sono buoni, dai. Allora bisogna dire che chi è che ha sbagliato, perché noi ci dobbiamo, abbiamo solamente questo davanti, il tabellone principale. 2 su 2 per Gheorghi Sirakov, quindi va bene così. A verificare qual è il punteggio giusto, comunque siamo 34-25. Guarda, sempre Conte che sta a sorvegliare le linee di passaggio, è andato adesso premiato, viene richiamato in panchina per rimettere dentro il nuovo arrivato Rocco Mavulli. Svelato l'arcano del punteggio, il punteggio corretto è quello del tabellone. Hai visto? Poi si dice il tabellone che non funziona mai, invece quello funziona. C'è qualcuno lì che lo fa funzionare. Una volta che va bene, allora il punteggio è 34-25. Ricordate, scrivetelo per la casa. È rientrato Ludovico De Paoli, dopo aver sbattuto un po' di nervosismo, buona questa palla, Tabic vinta, vede, peccato. Era una bella conclusione, Marco Giancarli lì si è presentato in mismatch, quindi con sfruttando un pochettino la sua capacità di correre meglio rispetto all'avversario che era più alto. Però la palla poi è andata fuori, però la rimessa è rimasta zona d'attacco da parte di Caseo Corso. E devo dire anche, per onore e merito di Gheorghi Sirakov, che stasera sta giocando di squadra, quindi fa il tiro quando è necessario, il tiro naturalmente, ma poi distribuisce bene la palla sotto, sulle tacche, Alessandro Tardi che sta a fare il pivot basso. Comunque Giancarli ha capito bene il play, che può sfruttare benissimo questa posizione sulle tacche di Alessandro Tabi per presentarsi al centro dell'area e ricevere il passaggio.
marcato per i Serni, il miglior marcatore, il numero 35, Elio Preite. Con 9 punti. Sirakov 19 su 34. Quindi avevo calcolato bene. No, perché ho visto come ha tirato, perché ha tirato in mancanza di calcio. Sarebbe stato veramente fortunato a farlo. Due, troppo, troppa grazia, questo non si sa da fare. Bisogna chiamarsela lì, peccato, ecco lì. È caduto un po' male Alessandro Tabbi, perché sono andati due e il piede è andato sul compagno. Entra Pannella al posto di Alessandro Tabbi. Siccome Tabbi gli tocca, insomma, durante la caviglia destra. Siccome noi facciamo una bella raccolta di infortuni e ricordiamo, tanto che ci siamo, speriamo che Alessandro si riprenda subito, che ormai da tempo ci manca il capitano Stefano Poti, ed è una mancanza fondamentale sia per gli equilibri sul parquet, sia per la sua bravura tecnica singolare, e sia per gli equilibri e il carisma che ha all'interno della spogliatoio, come si dice, diciamo, tra i giocatori. E poi abbiamo già Salerno, che dovrebbe riprendere ora. Eccola. Purtroppo, peccato. Vediamo un po' che... Tabbi, che se non ricordo male aveva anche subito una botta nel derby di Martina Franca. Sì, ma è uno che lotta molto sotto, prendere botte lui cerca di darle, ma... è una che non si tira indietro, dobbiamo dire, Alessandro Tabbi. Allora, i ragazzi sono a rapporto tra di loro per consultarsi da farsi, perché non è rassicurante, perché siamo 34-25, cioè 9 sopra, ma sappiamo che è un punteggio non rassicurante certamente, però bisogna stare molto attenti. Ora Alessandro sta lì a farsi curare dal dottore. Bastone. Tira coppa inseguito dalla... passava a fare girarsi dall'altra parte. Palla, il piede, come avevo detto prima. Allora, 34-30 e siamo a 4 solamente sopra. Ludovico De Paolo doveva girarsi dall'altra parte. Vai. No, lo vedo un po' strano Ludovico. Lui di solito è sempre molto calmo, molto è anche algido, abbastanza, diciamo, freddo a volte, sempre, evidentemente stasera fluidità del suo gioco, pure della sua altezza, lui è sempre molto positivo. Finalmente De Paoli è il primo libero, e anche il secondo, quarto punto personale, 100% dei tiri liberi per De Paoli. Tra di due. Allora, tiro
mezzo, bella l'apertura, tira coppa, gli altri Orghi, non vede nessuno, però c'era lì. Allora, scusate, ma c'era un ragazzo, Gianluca Pannella, che aspettava da un po' di tempo lì, se stava prendendo un caffè. Aspettavo che qualcuno mi parlasse di passarsi la palla, era liberissimo. Bella finta, bella la finta di Brighi, Antonio Brighi, che ha brigato bene adesso perché ha fatto saltare i due lungagnoni. E quindi gli ha costretti al fallo. Tanto per Tabby una vissuta fasciatura la caviglia destra. Lo so, potrebbe anche rientrare, però è pericoloso. Tempo 36-31, sono 5 punti di vantaggio per Taranto, partita molto tirata. Taranto adesso pagherà in questo, speriamo non a lungo, l'assenza di Tabby sotto le plance. Tutto aperto come sempre con la Mazzola. Sì, diciamo che ci fanno stare sempre in tensione. Va bene, allora siamo 36-31 alla fine del secondo periodo, quindi nell'intervallo lungo. Noi dopo, con questo intervallo lungo, ci sentiremo quando sarà finito l'intervallo lungo. Festival di Sanremo per un non nulla. Quanti anni avrà? 7 anni? No, di più, di meno. Di meno, 5, 6. Insomma, che si è esibito in un intermezzo musicale davvero divertente. E allora speriamo di divertirci adesso con una bella partita ancora, come è successo finora, insomma, tra due squadre che evidentemente non meritano il posto in classifica, che hanno, guardandola da di sotto. Ripreso il gioco, siamo su 36-31 in favore di Casa Eurocus, con i segni che comunque non molla, chiude da 3 e va a segnare, manca a dirlo, con una bella circolazione della palla, buona circolazione della palla, e va a segnare e Antonio Brighi da 3, anzi era anche da un tiro da 8-7 metri. Siamo per 36-34, De Paoli ha difficoltà a girarsi, diceva adesso, distribuisce la palla, il braccino è corto, il braccino è corto di Pannella, Gianluca Pannella, non so dire qui c'è un fallo della, sempre di Pannella, nel tentativo di frenare la cavalcata furibonda del numero. Il numero 19 di Iserni, naturalmente, che è Matteo Bracci, che aveva la sua. Una linea per andare, stavo dicendo, a impattare, però questo non succede, sbaglia il primo tiro libero, 36-34. Il secondo, però naturalmente, diciamo che è successo altre volte, la squadra molisana recupera un'altra palla e quindi altre azioni da sviluppare. La palla gira ancora, buona il tiro, niente da fare, che De Paolo che fa buon scudo, recupera palla per Siracoppo e vorrebbe andare a percuotere la difesa avversaria, però lancia la palla, non si sa dove e a chi. Nulla da fare. Ci sarebbe anche, usiamo il condizionale, la buona notizia, forse, che Alessandro Tabby, eroe
37 al 36, due tempi consecutivi, che è il dato di tratto per i ragazzi molisani. Dicevo, Alessandro Tappi che ha provato le spalle Giancarli, ed è giusto che sia il Frey dalle mani buone a fare questa levata di scudo. 37 ora la partita diventa abbastanza buona dal punto di vista agonistico. Ancora la palla della squadra Pannella, ancora Giancarli cerca di effettuare la transizione offensiva, viene fermato palesemente dal numero 35 da Elio Freite. Terminiamo la vicenda, quello che stiamo dicendo di Alessandro Tappi, perché abbiamo visto di azione appunto, che ha provato, nel primo momento si temeva una distorsione, invece è una semplice lussazione che per lui stesso ha messo a posto con una fasciatura rigida e dovrebbe dichiararsi disponibile a giocare. Nulla da fare questa azione, 39-37 in contesto. Azione difensiva da parte del ragazzo numero 13 Pannella. Diversi errori nella circostanza in questo periodo, evidentemente adesso il punteggio è stato un po' lì a essere preda di avere una squadra strana ad un'altra. Conte, sempre lui, attinge la palla e riapre il gioco per Giancarli, che subisce fuori. Ora Pannella dice a De Paoli: vai sotto che sei lungo. Ancora Giancarli, evidentemente sentiva il calore della gente, la spinta del pubblico che si infiamma, finalmente dobbiamo dire si infiamma, finora è stato un pochettino di stesso. E allora e va a mettere un'altra tripla, ancora una palla recuperata. È come se fosse avuto una frustrata in pieno volto la squadra tarantina, che subito ha risposto con il prode Giancarli è uno solo. Ah, 3-3! Marco Giancarli, 3-3! E l'arbitro lo ritardisce per eccesso di esultanza. C'è l'eccesso di esultanza, allora nel calcio dovrebbero fare, dovrebbero calciare i giocatori. Siamo nel basket, le regole sono ferme. Diciamo che l'arbitro ha dato un po' a compensazione per il tecnico che ha avuto prima la panchina di Serna. Meno male che l'ha sbagliato. Compensazione anche su Lino, prima ha sbagliato Sina. C'è sempre una giustizia, va. Sotto canestro da parte dei Tarantini, il numero 24 di Isernia, che è cardinale, l'ha messo dentro. 45-39, Sirakov va in percussione su di lui, fa buona guardia, lo insegue e lo stoppa sempre lui, cardinale. Antonio cardinale di Isernia.
può lasciare il piede, meno male che ha sbagliato. Conte recupera la palla, apre dopo un po' di imbarazzo con Marco Giancarlo. Conte innanzi al tiro, non lo scende, va in percussione. Il problema è che i ribalti vanno bene
17 per i serbi. E va bene, allora vuol dire che le due squadre stanno molto attente, perché però le palle Taranto è riuscita a moltiplicare i punti fatti su palle perse. I serbi hanno tanto 5 punti in più rispetto praticamente a un periodo fa. Giancarli De Paoli, palla sotto per Uditi Audite. Alessandro Tabbi è rientrato. Obiettivamente era anche una palla un po' brutta De Paoli per Tabbi. Eh sì, ma l'ha lanciato un po' in aria. Tabbi prende un attimo e lui mi dice che i due si intendono, nel senso che alto basso tira colpo e va al tiro nonostante la pressione, ma questo succede bene e si conclude bene quando esce bene dai blocchi, va a ricevere la palla giusta in elevazione, pronta per andare in elevazione e a tirare in perfetto equilibrio. Questa è la dimostrazione. Un'azione da tre. Svetta, recupera il rimbalzo, tira colpo, apre per Marco Giancarli e subito si proietta in attacco. De Paoli va subito al tiro, la situazione era buona, colpo di polso altrettanto, purtroppo Conte. Ancora Conte che è veramente un'anguilla in aria, in difesa riesce a anticipare il passaggio e catturare. Giancarli si gira, De Paoli palla per Tabbi, ora Tabbi su e De Paoli giù, Conte, ancora lui, Alessandro Tabbi va al tiro. Che è successo? Fallo? Fallo di Ludovico De Paoli, dato dall'arbitro. Doppio fallo, no. Fallo per De Paoli, per Taranto e per Isernia. L'arbitro ha detto chiaramente al tavolo doppio fallo, il primo fallo di De Paoli, il secondo fallo è del numero 19 di Isernia, Matteo Bracci, per entrambi tre falli, come segnalato anche dal tabellone di gioco. Nonostante ciò la palla rimane. Era Ponzio Pilato rispetto all'arbitro. Nel calcio sarebbe stata un'ammonizione per entrambi i giocatori. Tutte e due, va. Vabbè. Più 7 Taranto, un minuto e mezzo dalla fine del terzo periodo. Per i non addetti ai lavori, la palla accompagnata avviene quando uno dà la palla, la mano la mette sotto la palla e poi la porta su, e non deve essere così. E allora Giancarli per Tabbi, però la difesa di Molisana è molto molto intensa. Giancarli, Giancarli che il fotografo non gioca. Ah sì? Però l'hai visto bene, questa azione qui, dobbiamo dire, il ragazzo Mannella evidentemente si è fermato perché il passaggio era ottimo, un po' troppo forte, un po' troppo deviato. Del vecchio
della di Sernia. Allora Giancarli ancora per Conte, vinta, vince, forse c'era un palo. Passi c'era, come no, perché insomma i passaggi erano molto molto veloci, troppo veloci, quindi è chiaro che però la partita si è infiammata, come sapete, e come vedete 50-43, 29 secondi e 39 centesimi. Questo fischietto, però i giocatori sono molto più onesti. Cardinale ha detto scusa, tu devi fischiare anche prima, ho fatto una cosa inutile. Tra belle squadre in bonus con 24 secondi da giocare. Tira coppa e palla consegnata per Marco Giancarli e Pannella. Ora dovrebbe esserci un pick and roll che non viene fatto quasi quasi mai. Ancora Siracocco chiama il blocco su di lui, non lo fa, che fallo. Allora, ricapitolando, in questa occasione abbiamo visto Siracocco che chiamava a gran voce il ragazzo Pannella, Gianluca Pannella, dicendogli vieni a fare il blocco, perché se non si fa il blocco ci si aiuta per liberarsi dalla morsa avversaria, è un po' difficile poter trovare qua il compagno libero.
riposo. È arrivato sul parquet Mavelli. Quindi minutaggio per l'ultimo arrivato in casa Eurocup, che nella prima metà della partita aveva giocato soltanto 5 minuti e 5 secondi. Il numero 21 del Giorgio Sirakov ed è uscito col numero 13 Pannella.
se la prende la mira, i suoi compagni non si sistemano bene e Paoli va in percussione. Davide contro Golia per la stazza. Bene, proprio il nuovo arrivato Rocco Mavelli. Sempre questi 9 punti sopra che non si schiodano. Sabbi sta per prendere la palla, la recupera, tira colpo, lo raggiunge, c'è fallo. Ha fatto la schiacciata. Adesso che ci rivediamo un po' da soli, ne dico 4. C'è nel senso di farne di più. Però ha passato la percentuale, questo va dentro, lo sapevo io, scusate, l'avevo immaginato questo tiro di Cernia. Il punteggio, i punti erano 9. Ora qual è la funzione di una squadra intelligente, di una squadra che ha questo vantaggio non molto rassicurante? Quello di giocare al limite dei 24 secondi passandosi la palla e non tentando i tiri da fuori tutti quanti, in un'impresa che non riesce sempre. Questo lo deve fare una squadra che deve rincorrere, ma non una squadra che deve pensare a aumentare il vantaggio. Johansen? Sto cercando di capire che stanno combinando. Sì. Non badare a quello che dico io. Sto ascoltando, però... È chiaro, se funziona in campo è difficile da decifrare. Allora, vediamo. Allora. C'è la palla. Sono quarto fallo. 42. Quarto fallo di Giancarlo. Questa cosa, perché siamo a metà tempo ancora, quasi. Che vogliamo fare? Attenti ragazzi, para el teléfono.
Serbia con palla in mano. Purtroppo abbiamo un solo play di ruolo, altrimenti sarebbe opportuno farlo riposare, perché con 4 palli è chiaro che è tutto. Con 4 palli è chiaro che uno si preserva mentalmente e siamo a 4 punti solamente su, sempre sofferenza. Fallo, però bisogna liberarsi subito la palla, farla girare, un bel time out forse non sarebbe male adesso.
adesso. Ha fatto bene Sola, perché ha preso la palla, ha chiamato a sé gli avversari, ha detto fatemi fallo perché io mi fermo qui. Giusto. Adesso però un bel respiro profondo, sono due tiri liberi. Io non guardo, tu guarda per me stesso. Entrare questo canestro. Due su due. State tranquilli cari amici, non guarderò mai più fino alla fine. No, vai, ma come si fa? Ancora! Dormita lì, dai! Finalmente! Via!18 una palagana si può fare tanto. 6 punti che possono comunque diventare 8, considerato che si racconta deve tirare due tiri liberi. Tu non guardare. Sì, ormai insomma io non posso più guardare l'esecuzione dei liberi perché la scaramanzia è successo. Ancora deve tirare. Va il primo! Sentite, mi assento un pochettino, va bene? No? Si fa a perdere una palla così, come una saponetta, e poi a commettere anche fallo. E siamo 8, come hai detto prima tu Cristian, 8 sopra, 59-51. Adesso però, ti invito a guardare però. Va bene, però siamo...
questo punto. No, no, va bene, fallo giusto, altri tiri liberi. Vabbè, ma se fanno così la partita non la fanno vedere più, le devo commentare, ci tengo, ci tesi. Allora, 61-51, finalmente 10. Non so guardare, non vado. Succede, dai. È la legge dei grandi numeri. Secondi e 38 centesimi, il punteggio dice 61-58. De Paoli anticipa tutto, tutti evitano la sì. L'inflazione, passaggio indietro a metà campo. Deve essere pericoloso con un punteggio diverso. Ancora la palla, ancora palla sotto. Eh sì. Allora lì vedi fino alla fine. Fino alla fine, fino alla fine c'è anche fuori il fallo. Gastone ha segnato Nicola. 61-53, tiri liberi. Io non guardo, Ma guarda, guarda. Guardo, va bene. La ringrazio Lari. Vedi, anche se guarda mettere dentro lo stesso, sì, ho minacciato, Un po' troppo ho minacciato, va bene. Alessandro Tabbi, che nonostante l'infortunio si è ripreso molto bene con questo bel rimbalzo, e siamo a 19 secondi e 15 centesimi dalla fine di questa partita infinita. 62-53, sempre i famosi 9, è la legge del 9, la prova del 9. Possiamo anticipare però prima dei 19 secondi e 15 che Taranto torna alla vittoria. Sto guardando, Via col primo. Secondo non va, però c'è un bel recupero di De Paoli che subisce fallo. La parte numero 11. De Paoli non etta. Pronto De Bellis. Gli ultimi spiccioli, veramente il ragazzo si guadagna la doccia. Paolo De Bellis, un altro prodotto da in cambio a un suo fratello della Virtus, ormai collaudato attore della prima squadra del Casa Euro. E allora praticamente il ragazzo De Bellis vede gli altri giocare, finisce lì e dice: ma perché mi hai fatto entrare? Squadra, va bene, non diciamo quale per Scaramanzia. E allora finalmente una vittoria, non dico franca, però una vittoria che ci voleva, 65-53, e quindi Casa Euro Plus sale a 14 punti.
Spagna rimane a 6. Parliamo della terz'ultima e penultima posizione, ma va bene così. Tornare alla vittoria è importante per i ragazzi di Croce Reale, se siamo riusciti, e allora se arriva la vittoria, io sono capito sul punteggio di 65 a 5.